C'è da registrare ancora una volta la totale assenza da parte della maggior parte dei consiglieri di maggioranza su un tema importante come quello dell'emergenza coronavirus. Abbiamo ascoltato, audito il dottor Albani che tra l'altro ha pronunciato un concetto che mi ha fatto saltare dalla sedia, come si suol dire. Ha sostenuto con convinzione che l'unico ospedale di secondo livello possibile e realizzabile è quello di Pescara. Io ho ribadito quello che ho sempre detto e ciò per cui ho sempre combattuto insieme ad altri colleghi per anni, che assolutamente metterò tutte le mie forze e le mie energie affinché ciò non accada. Non possiamo consentire che si faccia un super ospedale a Pescara mentre viene dimenticato il resto dell'Abruzzo. Chiedo agli consiglieri di maggioranza spiegazioni su ciò che ha detto il dottor Albani oggi in commissione, in quinta commissione, in commissione sanità. Chiedo che riferisca l'assessore in merito a ciò, quindi se c'è qualcosa che bolle in pentola ce lo devono dire, abbiamo il diritto di saperlo. E tra l'altro c'è stata la descrizione di un'emergenza come un'emergenza, quella Covid, naturalmente, come un'emergenza gestita bene. Io ho combattuto per tutta la commissione dicendo e sviscerando che le cose non sono andate così. I contagi negli ospedali testimoniano l'inefficienza che ha avuto questa maggioranza nel gestire l'emergenza, disorganizzazione dei tamponi testimonia anche qui quello che questa maggioranza non è stata in grado di fare. E tra l'altro c'è da dire che in maniera straordinaria, silenziosa, hanno costruito un ospedale Covid, lo continuo a ripetere, a Pescara, che prevede 200 posti letto in più, perché questo per me è fino a prova contraria, facendolo passare come l'ospedale delle emergenze. E tutti gli altri consiglieri, compresi i consiglieri regionali di maggioranza, soprattutto dell'Aquiletta, erano tutti zitti senza dire nulla.